Avevano deciso di ucciderlo. Ecco, l'Evangelista ci fa vedere come Gesù ha vissuto anche questa passione, questo dissidio interiore. Gesù sapeva che su di lui era stata decretata questa decisione di ucciderlo, e non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei, e si ritirò in una regione vicina al deserto, dice, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Ma la Pasqua era vicina e molti salivano a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. E anche Gesù decide, ecco, liberamente di andare a Gerusalemme. Va per compiere questo mistero, perché dentro di sé era forte l'urgenza di donarsi. Sentiva che i tempi ormai erano diventati maturi, e va perché, non perché si era rassegnato, ma perché ha decisamente, con tutta la sua volontà, ecco, possiamo dire con tutta la sua passione per l'uomo, con tutta la sua vita, va per donarla con libertà. Ecco, questo esempio di Gesù oggi deve essere per noi davvero un esempio anche a vivere questi giorni, non semplicemente subendoli, ma ognuno di noi può decidere di entrare in questa volontà di riscatto, di salvezza, di purificazione, ognuno di noi facendo con libertà, con forza, con grande consapevolezza la propria parte, perché, ecco, siamo sicuri che tempi migliori arriveranno. Tempi di Pasqua, tempi di luce, tempo di risurrezione, tempo di ritornare a godere la vita sotto il cielo azzurro e al calore del sole.